Questo servizio è offerto da Sicula Trasporti, dal 1977 tecnologia ed ambiente, Saitta, pubblicità e comunicazione. Era doveroso anche interrompere questo silenzio stampa per fare questa presentazione e quindi puoi pensare già subito a domenica. Quindi niente, la società ha felicitato il mister Cozza, ha subito sposato il progetto, poi sarà lui appunto a dirvi tutto, diciamo, il suo entusiasmo perché è venuto qui. Noi siamo onorati di avere una persona con un curriculum da calciatore e da allenatore anche che ha il mister. Voglio fare una premessa perché è giusto così, e apro questa parentesi e poi la chiudiamo subito perché già bisogna pensare già subito al futuro. È doveroso ringraziare il mister Catania per questo anno e mezzo di Leonzio, per quello che ha dato, per quello che ha messo. E quindi non vi nascondo che è stato un esonero doloroso, perché con Sebi avevamo iniziato un rapporto bello, importante, poi specialmente anche voi lentinesi, era il primo forse allenatore lentinese a fare risultati qui, a portare una categoria che mancava da tanto tempo a Lentini, presa sul campo, questo lo voglio sottolineare. E quindi il merito è anche suo che siamo qui. Questo non sono parole di classiche parole che si dice di circostanza, sono parole dette con il cuore, dette con sincerità. Ora lascio la parola al mister, io vi chiedo soltanto una cosa, di essere molto molto stretti, perché il mister già più tardi ha allenamento, deve andare a pranzo con i ragazzi, ancora deve farsi la doccia, quindi vi chiedo soltanto questo, avrete modo poi nelle prossime settimane, ve lo lascio in pasto per tutto il tempo che volete. Quando si subentra non è mai per me, è bello perché subentro e prendo a fare quello che mi piace, dispiace per chi c'era prima di me, nonostante ciò si guarda sempre avanti. Ringrazio il presidente, la società, i direttori che mi hanno voluto fortemente. Ho accettato questo progetto perché è un progetto importante, un progetto dove in futuro si può veramente cercare di raggiungere l'obiettivo che è la Lega Pro, non c'è nulla da nascondere, però quello che chiede il Presidente è quello di vedere la domenica una squadra che lotta dal primo all'ultimo minuto, poi il risultato verrà in base a quello che facciamo noi durante la settimana. Se durante la settimana lavoriamo bene, la domenica raccogliamo il massimo, se si lavora male si raccoglie poco e nulla. Torniamo al progetto, ho accettato questo progetto come già vi ho detto perché è un progetto importante. Avevo altre, non nascondo che avevo altre richieste, ho rifiutato diverse squadre di Lega Pro dove il progetto era per lottare, per non retrocedere, non mandava. Preferito ritornare in D con un progetto importante a vincere. Sono convinto che da qua alla fine ci toglieremo delle belle soddisfazioni, perché trovo una squadra importante, va lavorato un po' mentalmente per quello che è accaduto nelle ultime due partite, però è una squadra importante che può ottenere risultati importanti con chiunque. È normale, ora c'è un po' di rabbia per l'ultima partita, però può succedere che una squadra possa perdere una partita a malo modo. Dagli errori che sono stati fatti in passato ora bisogna cercare di riparare e ripartire. Ringrazio il tecnico che c'è stato prima perché credo che abbia fatto un buon lavoro, 21 punti non sono pochi. La società l'ho già ringraziato perché mi ha scelto in un progetto importante, un progetto dove voglio fare bene. Mi rimetto in discussione dopo l'anno scorso con la Regina. L'anno scorso ho disputato questo campionato con una squadra fatta all'ultimo secondo, non si sapeva la categoria che poteva essere la Serie D o l'eccellenza in una città come Reggio Calabria, una città importante che era abituata a fare Serie A e Serie B, la C non la faceva da parecchio.
ora è ritornato in Serie C, lotta per i piani bassi, però è il calcio. Con una squadra di giovani, tanti 99, 2000, 98, dove ho fatto giocare l'anno scorso, siamo arrivati quarti. Quest'anno con una squadra come il Leonze, che è una squadra ottima per la categoria, credo che si possa migliorare. Per quanto riguarda me, quello che ho fatto l'anno scorso con questa squadra, è normale che se c'è da sfoltire un po' la squadra, di sicuro, perché 27 elementi per un campionato sono tanti, anche sulle spalle di una società che poi è il presidente. Cercheremo di avere una squadra leggermente più ristretta, ma più competitiva al massimo, che vuol dire che il presidente vuole vincere, altrimenti mi rimando a casa. È quello il succo. Poi, se voi mi volete fare qualche domanda, vi rispondo. Alzate la mano, gentili colleghi. Okay. Partiamo da Silvio Bresci, vuoi domande? Allora, in parte ha già risposto mister, quindi insomma sono adesso domande quasi ovvie, quasi scontate. Lei ovviamente ha un curriculum di tutto rispetto, quindi viene qui a Lentino, una piccola cittadina. Non crede di subire adesso un po' anche la pressione psicologica, nel senso, le aspettative nei suoi confronti sono tantissime ora, perché ovviamente stiamo parlando di Francesco Cozza, quindi non sentirà questa pressione di aspettarsi moltissimo da lei? Questa è la prima domanda. La seconda, brevissima, in parte ha già risposto, è presto per dirlo ancora, perché oggi ha guidato solo il primo allenamento, ma insomma si è fatto un'idea della squadra, si avrà bisogno di piccoli aggiustamenti, modifiche eccetera? So che è ancora presto, però insomma la domanda io te la faccio. Beh, giustamente, io bene o male qualcuno conoscevo. La squadra, come ho già detto, è una buona squadra. Come ho detto al presidente e al direttore quando sono arrivato, la prima cosa che gli ho detto: non sto venendo né per soldi né per passatempo. Se volevo un passatempo, come ho detto al presidente, ho due centri sportivi a Reggio Calabria, dove ho tantissimi bambini, dove mi diverto. Potevo andare ad allenare in Serie D tranquillamente da altre parti. Come avevo detto al presidente, prima di venire qua c'era una squadra che è secondo in classifica, un punto dalla prima, che so tre settimane che mi stressa per andare lì ad allenare, non sono voluto andare. Ma avevano chiamato in Lega Pro in squadre che lottavano per non retrocedere, ma non mi va di andare a fare un campionato con l'acqua alla gola, non mi andava. Mi sono rimesso in gioco qua perché il presidente, con i collaboratori, come mi ha spiegato qual è l'intenzione di questo progetto, di questa società, nonostante come si sa che è da solo ed è uno che ha voglia anche di arrivare, come ho voglia di arrivare anch'io, il progetto l'ho sposato subito per ripartire e cercare di vincere, dove il presidente è uno che vuole vincere, noi vogliamo vincere pure, è normale che arrivare primi non è mai facile, però noi ce la dobbiamo mettere tutte per cercare di lottare almeno fino all'ultima giornata per il primo posto, non nasconderci da quello che può essere il nostro campionato. È normale, poi il campionato, ci sono delle fasi dove c'hai i momenti buoni e i momenti meno buoni. Noi ora arriviamo da due sconfitte, non è facile perché andiamo ad affrontare una squadra che sul campo loro è difficile, però dobbiamo cercare già di ripartire domenica. Per quanto riguarda la mia mentalità di tipologia di lavoro, non si può pretendere che domenica possano fare tutto ciò che voglio, però almeno dare già qualche idea per poter ripartire e ripartire bene. Ci vorranno quei due, massimo tre settimane per vedere una squadra già una squadra diversa da quello che ho visto io in alcuni dei punti che ho visto, per vedere una squadra che faccia divertire e deve creare occasione da gol, perché con gli attaccanti che abbiamo dobbiamo cercare di arrivare con più facilità a fare gol. Quello deve essere l'intento e l'obiettivo il mio obiettivo è quello della squadra. Rosario Sortino alla Sicilia. Sì, mi collego alla domanda che ha fatto il mio collega Silvio Bresci: che squadra ha trovato, visto che l'ha allenata ieri e stamattina, e soprattutto qual è il suo punto di vista riguardo a questo campionato di Serie D, che alla fine dell'ultima classifica sul campo non c'è una differenza, ognuno lotta per i tre punti a prescindere.
Ma è un campionato difficile, quello che ho trovato di sicuro ci sono delle cose buone e delle cose meno buone, però è normale. Devo cercare di eliminare quello che non è andata bene nelle ultime due prestazioni e dare qualcosa di quello che nel mio modo di vedere il calcio, di intendere il calcio, devo dare quella cattiveria agonistica, quella cattiveria mentale per andare alla ricerca della vittoria, di non accontentarsi mai e di non essere distratte nell'arco della partita per non concedere all'avversario le occasioni da gol. Se riusciamo a fare questo in breve tempo, sono convinto che i punti da recuperare non sono tanti i punti da recuperare, però li possiamo recuperare se riusciamo ad acquisire queste dote qua. Gaetano Rizzo, Corriere dello Sport. Buongiorno. Grazie per il nostro dettaglio. Trova delle analogie l'anno scorso, se la regina Italia Pro, grazie alla posizione in cui l'ha scritta, quella della scaccia è stata più facile, solo grazie alla situazione. Trova delle analogie tra quella stagione e quella che si appresta a vivere? Beh, qualcosa di diverso c'è. L'anno scorso con la regina, qua tutti pensano regina un nome importante come lo è stato, però l'anno scorso con la regina abbiamo avuto delle difficoltà che voi neanche immaginate. Non c'eravamo neanche un centro dove poterci allenare. Facevamo per un bel periodo la doccia fredda, squadra fatta all'ultimo secondo. Difficoltà di tutti i generi dove cercavamo e siamo stati bravi a tenere nascoste tante difficoltà. Come regina andavamo a giocare lo stesso Scordia, Leonforte, Sarne, queste squadre dove sono dei paesi piccoli, nome regina attirava e le squadre che giocavano contro di noi si aspettavano uno squadrone, invece trovavano poi una squadra di giovani, poi durante l'anno è stata ricompattata con qualche arrivo di qualche elemento importante, con una squadra dove alla fine ho fatto esordire 36 calciatori, di cui tantissimi 99 e 98. Abbiamo raggiunto un obiettivo che era immaginabile, arrivare quarti e lottare fino alla fine per i primi tre posti. La società inizio anno mi ha chiesto di raggiungere una salvezza, non mi ha chiesto di arrivare primo, secondo, terzo, quarto, quinto. L'obiettivo era di raggiungere una salvezza perché economicamente non era forte e non poteva prendere elementi importanti. E credo che alla fine abbiamo ottenuto un risultato importante, ma con la determinazione, con il lavoro fatto e con tutte le attenzioni che ci abbiamo messo durante la settimana per preparare i particolari di una partita dove bisogna sfruttare al meglio anche la cavolata che è il calcio piazzato più lontano, più distante dalla porta avversaria. Noi abbiamo sfruttato tantissimo questi calci piazzati e riuscivamo spesso e volentieri a portare a casa i risultati su calci piazzati, su schemi. E c'è anche da dire che tranne la terza di campionato a Roccella, dove abbiamo perso 3-1, è stata l'unica partita dove ci hanno messo in difficoltà, perché poi lo stesso Siracusa, Frattese, Cavese, noi l'abbiamo messi in grosse difficoltà sia all'andata che al ritorno. Basta pensare che il Siracusa, che ha vinto il campionato, noi a Siracusa vincevamo 2-1 all'87esimo, abbiamo preso un gol da 65 metri che ci può stare, anche se quando prendi un gol da quella distanza è grave. Abbiamo sbagliato il 3-2 al 93esimo e abbiamo preso un gol su una ripartenza al 94esimo che è sempre su un errore individuale, per chi alla fine sta in porta, chi gioca in porta ha sempre il rischio di poter sbagliare. Abbiamo perso una partita assurda e al ritorno il direttore è stato fortunato che lo stesso al 90esimo hanno pareggiato. Però a parte gli scherzi, ci siamo tolte tante soddisfazioni perché le squadre importanti le abbiamo messe tutte sotto, le squadre piccole, chi ci ha battuto per, alla fine, per fortuna, perché nell'unico tiro in porta che abbiamo subito con le squadre piccole abbiamo perso,
però abbiamo fatto un campionato molto importante. Basta solo pensare che se nelle prime 7-8 partite avessi avuto a disposizione una rosa già diversa rispetto a quello che avevo prima, perché nelle prime 7 partite abbiamo giocato senza difensori, giocavo con un ragazzino del 99 e un difensore e un centrocampista in difesa, a destra giocava un altro centrocampista. Siamo arrivati quarti, credo che alla fine i meriti sono di tutti quelli che mi sono stati a fianco a Reggio Calabria nello staff e chi mi è stato attorno. Un credo tattico particolare, parlando della singola Conzio, il credo tattico di questa forza? Sì, il credo tattico è quello, prima la conoscenza di quelli che ho qua che non conoscevo. Una volta raggiunto una conoscenza per quello che è la rosa della squadra, credo che poi si possa giocare come ho giocato in passato, non è che mi devo fissare con un modulo, è normale, ho sempre in Serie D l'anno scorso ho fatto il 4-3-3, a Catanzaro in Lega Pro dove ho vinto il campionato e ho stabilito tutti i record per quanto riguarda il Catanzaro di vittorie, gol, difesa, tutto, giocavo col 3-4-2-1. A Reggio, a Pisa adottavo in base all'avversario 4-3-3 o 3-4-2-1 in base a chi andavamo ad affrontare. Qua credo che ci sono le condizioni di poter fare sia il 3-4-2-1 che il 4-3-3 o addirittura si può fare anche un 4-2-4, bisogna solo valutare e capire ora fisicamente come sono, perché la cosa che si nota di più in questa squadra è che hanno difficoltà nel recupero della seconda palla. Bisogna lavorare su quello, perché il recupero della seconda palla è importantissimo. Salvatore Di Sambo per il Giornale Sicilia. Benvenuto a Lentini, mister. Grazie. Il dodicesimo del giocatore è il pubblico, il tifoso. Lei come si pone nei confronti della tifoseria lentinese? La tifoseria deve avere un po' di pazienza, perché adesso come adesso non possono pretendere già con un nuovo allenatore di vedere cose diverse. Di sicuro qualcosa di diverso ci sarà anche nel modo di andare ad affrontare l'avversario, però fra 2-3 settimane di lavoro si può già iniziare a vedere il lavoro che fa un tecnico e vedere una squadra che faccia divertire, perché alla fine chi viene allo stadio è giusto che applaudi e fischia i propri beniamini, perché se giochi male è giusto che ti fischino, se giochi bene è giusto prendere gli applausi, quindi uno deve convivere con questo. Poi sta a noi portare ora in questa piccola difficoltà, perché per me credo che sia una piccola difficoltà che ci può stare nell'arco del campionato, riportare quei piccoli mugugni che ci stanno ora, giustamente riportarli come era prima ad applauso, perché il presidente ha abituato tutti bene negli ultimi 4 anni, quindi ora bisogna continuare su quella scia. Ci sono altre domande? Mister, lei è la prima volta che viene a Lentini, una domanda di colore, diciamo, è la prima volta che viene a Lentini? No, sono già venuto in ritiro qua con la Regina quando siamo venuti a giocare a Scordia l'anno scorso. Infatti parlavo col presidente che noi per arrivare qua abbiamo fatto una strada che non si arrivava mai, e col presidente abbiamo fatto una strada e si è arrivato subito. Detto com'è. No, qua quando sono venuto in ritiro conosco poco, però non ho ancora fatto un giro della città. Non ho avuto tempo, perché ora l'obiettivo primario è conoscere la squadra. E nel frattempo che devo conoscere la squadra devo preparare la partita, perché domenica è una partita importante contro una squadra che fisicamente sta bene, corre, sono tutti giovani, corrono, e noi dobbiamo cercare con un po' di esperienza di portare a casa il risultato, che il risultato deve essere un risultato positivo, anche se è sempre difficile, però se vogliamo fare un campionato da squadra importante, non dico già da domenica per quello che voglio io, ma almeno dalla prossima in poi devono essere risultati continui importanti per poter stare attaccati lì a quelli che stanno davanti, che per me, io ora non guardo con tutto il rispetto, l'Igea Virtus è una buona squadra, ha vinto 4-0 qua, tanto di cappello,
però come obiettivo io cerco di guardare quelle due squadre che secondo me, assieme a qualche altra squadra che possiamo essere noi sicuramente, fra 5-6 giornate si inizieranno già a staccare leggermente. Io posso guardo... chiedere quale? Nella sua testa, mi faccia una, ho finito. Nella tre mia... squadre che secondo lei possono aspirare al salto? Tre. Al salto ce ne so una che è lì con noi, che è la Turris, come si chiama, l'altra è la Cavese, e una che è dietro che secondo me potrebbe rientrare, ma è difficile perché i punti sono tanti di distacco. Quindi fra queste tre non mette Ligea Virtus? Ligea Virtus è una buona squadra, una squadra competitiva, ma per me può darsi pure che poi faccia un campionato importante, quello se lo fanno sono contento per loro, però per la rosa e gli uomini ora si trovano lassù come si è trovato l'anno scorso il Due Torri, però è una squadra che alla lunga è destinato a trovare la sua identità. Se poi fanno bene, sulla sorpresa, che per me l'anno scorso tutti dicevano la sorpresa della Frattese, ma per me la Frattese l'anno scorso non era una sorpresa là davanti, perché la Frattese là davanti l'anno scorso c'aveva i tre elementi più importanti del campionato. Quando ne ha persi due per un po' di partita, hanno avuto quelle difficoltà dove hanno perso il campionato. Altrimenti, secondo me, quella era la squadra che avrebbe vinto il campionato, perché aveva oltre i tre là davanti, tre centrocampisti che, specie in casa loro, davano legnate a tutti. Ultima domanda, andiamo per stringere, Giustino. Sì, abbiamo visto un giorno fa, lei in sede di presentazione ha detto che la Leon ha 27 elementi, sono tanti per una squadra di serie. Ovviamente si vede che questo sta bene, soprattutto alla sua. Per quanto riguarda la conoscenza del giocatore, ancora non è al top, che in un giorno e mezzo non può conoscere, ma crede che la società possa intervenire per quanto riguarda la zona nevralgica del campo, visto l'assenza di Andrea Damidù? No, quello a me non mi preoccupa. Io alla società ho già comunicato qual è il mio pensiero. Il mio pensiero è che questa è una buona squadra. Fino ad ora hanno avuto da una parte la fortuna, da un'altra parte la sfortuna, che durante queste partite hanno avuto a volte problemi fisici, a volte squalifiche di elementi che sono elementi importanti. Siccome questo purtroppo è un campionato dove io non posso mettere in campo la migliore formazione, che può essere una formazione di tutti i giovani o tutti i grandi, c'è una regola da rispettare, che è la regola degli under. Avendo in rosa tanti grandi, non è che dico che mi creano problemi. Dispiace lasciare ogni settimana sette elementi a casa. Sette elementi vuol dire che ci possono essere giovani e grandi, non è detto che sono solo grandi o solo giovani. Dispiace lasciarli a casa perché tutti vogliono giocare, però in campo vanno 11 e gli altri vanno in panchina. Io, come ho chiesto alla società, la mia idea è 17-18 calciatori tutti di buon livello, tra giovani e over, tra under e over, di buon livello. Quei due o tre posti che rimangono per giovani della società, per farli crescere e avere un futuro, per poterle dare via qualcuno in qualche squadra e fare cassa per poter fare una squadra. Poi la società, il presidente, io l'ho detto, il presidente ha detto: io devo vincere, ero giovane, non giovane, devo vincere. Giusto, presidente? Però siccome in passato ero abituato con le società, col presidente di... Con i presidenti ero abituato di avere quel buco di 1-2, dove col passare del tempo inserire giovani in modo tale che poi la società potesse venderli. In passato l'ho fatto con altre società e li hanno venduti, dove hanno fatto cassa, in modo tale che nel futuro, oltre alle spese, almeno recuperano qualcosa per poter ricostruire. Altrimenti se tira sempre di tasca, finché può, bene, altrimenti poi arrivederci e grazie per la...
qua sempre spese ci sono. Dentro, fuori dal campo, sempre spese. No, sempre spese. A 4 anni che ci sono spese, eh? Questo servizio è offerto da Sicula Trasporti, dal 1977 tecnologia ed ambiente, Saitta, pubblicità e comunicazione.